Cominciamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Stamattina parliamo un po' il fatto dei cambi di orari, ma c'è una bellissima mostra di un caro amico, oltre che di un personaggio che ha avuto anche ruoli significativi a Brescia negli anni passati, che si chiama Giuseppe Battaglia, che molti conosceranno perché ci ha riempito di disegni satirici e di vignette, vignettista molto ironico e molto intelligente, che non sempre sono caratteristiche che vanno a braccetto. È stato anche un esponente politico in anni lontani, non è fatto con tutti i colori, non tenete parole di simpatia che gli riservo, perché in un qualche modo ci assomigliamo, fortunatamente non nell'età, perché un po' più di me, in effetti stamattina si celebrano poi 60 anni di attività da disegnatore. La mostra verrà inaugurata intorno alle 11, per questa ragione abbiamo cambiato l'orario, abbiamo spostato alle 10 questa iniziativa, e così quando si finisce andiamo su, voglio sperare, come abbia pensato, un goccio di vino per tutti quelli che saranno presenti, perché qualcosa bisognerà puntare a questo popolo assetato. Quindi stamattina purtroppo e parliamo proprio di un autore e di un libro entrambi particolari, entrambi estremamente significativi. Perché? Hemingway è uno dei più grandi scrittori americani contemporanei, nasce alla fine dell'Ottocento e cos'ha di speciale? Inventa uno stile, inventa sostanzialmente l'utilizzo di una lingua, ma inventa anche la strutturazione del romanzo. E parliamo di un libro che, per quanto mi riguarda, è un libro magico e al quale sono particolarmente affezionato, che si intitola Festa Mobile. E il paradosso qual è? Che è l'ultimo libro scritto da Hemingway, nemmeno terminato. È il libro che racconta dei suoi primi anni nel mondo della letteratura. Ernest Hemingway nasce il 21 luglio, questa roba qua devo guardare, anche io non me lo ricordo, il 21 luglio del 1899 negli Stati Uniti, da una famiglia piuttosto abbiente. Il papà è medico e la mamma è dispotica, al punto tale che il povero Ernest Hemingway, nei primi anni della sua infanzia, viene trattato come se fosse una bambina, che era quanto la mamma desiderava. Sa per certo che nei primissimi anni lo vestiva e lo trattava come se fosse una bimba. E questo getta una luce particolarmente sinistra e particolarmente anche efficace su ciò che sarà invece la caratteristica esistenziale di Hemingway, cioè un machismo esasperato, il culto della virilità esagerato al punto tale che c'è stato chi ha messo anche sotto una luce molto particolare il rapporto così stretto che per un certo periodo, e più precisamente avendo inizio nel periodo di cui si parla in questo libro, Hemingway ebbe con un altro grandissimo scrittore dell'epoca, che era Francis Scott Fitzgerald. Quindi, come dire, un punto di partenza in cui c'è il non riconoscimento della sua appartenenza ad un genere, una vita improntata al sottolineare, al manifestare con ogni azione, con ogni attività, non solo l'essere appartenere a quel genere, il genere del maschio, ma essere un maschio, come si direbbe oggi, alfa, dominante, di quelli che governano, di quelli che comandano. In questo senso, chi avesse visto Midnight Paris, Woody Allen, e chi non l'avesse visto, vivamente pregato di vederlo, perché è un film che getta, che anche qui racconta sostanzialmente questo periodo, c'è una scena che ci racconta, con la capacità che ha un grande artista come Allen di raccontare, che ci racconta Hemingway in tre battute. Perché noi vediamo Hemingway all'interno di un bar, siamo intorno al 20-25 del Novecento, e entra, non mi ricordo più quale artista,
E la prima, e nel parlare, amico, gli dice, perché vuoi batterti con me? E in effetti, cos'è che, quali sono le cose che noi ricordiamo dal punto di vista della vita? Un'ora, una vita, una storia. La vita. Pugilatore, non chiamiamolo boxeur, non chiamiamolo pugilatore. Non solo cantore nei suoi racconti di quell'ambiente, ma anche in proprio. Come, per fare un esempio, Mickey Rourke, l'attore Mickey Rourke, alla fine ha avuto anche lui per fare il pugile, eccetera. Cacciatore, sterminatore di animali in Africa, arriva pure un grande romanzo. Guerriero, perché partecipa ad entrambi i conflitti mondiali, in un qualche modo, con un qualche ruolo. Tombeur de Femme ha avuto diverse storie, diversi matrimoni, e fra le altre cose una caratteristica essenziale è che dal punto di vista, diciamo, femminile, non era esattamente una persona per bene, non è che li trattasse proprio bene le sue donne. Intorno ai 20 anni Hemingway decide di staccarsi dalla famiglia e decide di intraprendere la carriera del giornalista. E anche questo è un fatto singolare, nel senso che lui inizia come cronista, come corrispondente, no? di un giornale locale. Questo tipo di il linguaggio che lui adotterà per svolgere questa funzione è lo stesso linguaggio che poi ritroveremo all'interno della sua prosa letteraria e più legata alla dimensione della narrazione, del romanzo, del racconto, della storia. Inserisce cioè la la sciuttezza con una tecnica che è detta paratattica dal punto di vista tecnico, cioè è una sola frase secca, asciutta, dalla quale possono dipendere e derivare le famose derivate, ma stringere nella, senza orpelli, senza parole in più, perché le parole in più in un qualche modo rappresenterebbero, essendo belletto, essendo maquillage non sempre necessario nella sostanza, un allontanamento da quella verità che risulta essere la caratteristica essenziale che Hemingway vorrebbe attribuire alla sua produzione. Ma anche qui c'è un'enorme contraddizione dal punto di vista una vita e una storia. E l'enorme contraddizione è che Ernest Hemingway è stato un grandissimo bugiardo. E questo si scopre leggendo la sua vita, ma anche sentendo testimonianze di contemporanei a lui sopravvissuti. C'è per esempio un bellissimo documentario della metà dell'inizio. Hemingway si ammazza, ci spara. Non vogliamo correre troppo, però tutti sanno, quindi non è un giallo, tutti sanno che Hemingway si uccide sparandosi un colpo di fucile nel 1961. Nel 1963-64 viene fatto un documentario, no, su questa figura che ormai era diventata leggendaria, e vengono sentite essenzialmente due grandi testimoni. Una è quella del proprietario, del quale non ricordo il nome, anche perché non è un nome famosissimo, se non puoi ricordartelo, di un ristorante dove lui andava sempre, dove lui andava a scrivere per risparmiarsi dal freddo, per bere, eccetera, eccetera, e getta un po' una luce strana su questo scrittore americano, su questo giornalista scrittore americano. Ma l'altro, quello lapidario, quello terrificante, è quello di Alice Toklas. Ora, Alice Toklas era la dama di compagnia di Gertrude Stein, personaggio straordinariamente importante nella Parigi degli anni 20. Aveva creato intorno a sé un cenacolo di artisti, di intellettuali, di pittori, di scultori, di gente al quale aveva anche invitato
avendo cominciato a leggerne i lavori, mentre Hemingway a Parigi intorno appunto agli anni 20 cominciava a farsi, l'aveva invitato nel suo cenacolo. Ma presto si arrivò a una cesura verticale fra due, al punto tale che la Stein una sera allontanò Hemingway da casa sua. Lui si presentò sempre con questo suo atteggiamento molto Yankee, molto americano, molto gradassoso, no? Si presentò anche forse esageratamente bevuto, e questo lo caccio via, malamente. Lo caccio via. E non fu mai più recuperato il rapporto fra i due. Mai più, anche se lei successivamente, stando a quello che dice la Tocres dal suo letto di ospedale, perché ormai quando l'ho intervistata era una signora che dire anziana e dire poco, la Stein non fa molto da tempo. Anche se lei riferisce che successivamente la Stein tentò di far ritornare Hemingway dal suo alveo, attenzione, era un alveo dove arrivava Picasso, era un salottino dove arrivava Picasso, poi arrivava James Joyce, cioè, questo era, no, il salotto letterario di Gertrude Stein. E però questa ricomposizione non ci fu mai più. Ma ritorniamo indietro di un passo, molti di quelli di voi che erano presenti in una precedente occasione in cui ho parlato di un grande libro, che a differenza di questi che sono di narrativa, è un saggio, no? Di Dan Frank, che si titola Montmartre e Montparnasse, il salotto di Gertrude Stein, in qualche modo gli proponeva nel piccolo ciò che Parigi era nel grande in quel momento, cioè la Mecca di tutti gli artisti importanti in tutti gli ambiti visivo, musicale, letterario, che era il centro del mondo in quel momento a Parigi. E quando Hemingway ci arriva, per fare il suo lavoro, alla fine lui doveva poi mandare gli articoli negli Stati Uniti per il giornale da cui lavorava, comincia a scrivere, comincia a mettere giù degli appunti, delle note, eccetera, riguardanti tutto quello che succede, che sono l'ossatura di questo libro, del quale poi si dovrebbe essere la più bella circolazione, naturalmente, no? Grandi narratori della Mondadori, ancora la presenza. Ma che poi perde le casse contenenti tutta questa documentazione, eccetera. Lui non le trova più, così come gli era capitato in precedenza che in una stazione, credo, o nel porto, adesso non mi ricordo bene l'episodio, all'arrivo della nave, gli fosse stata nel parapiglia sottratta una valigia che conteneva dei manoscritti, perché il personaggio non era esattamente, ben organizzato e puntuale. E questi documenti, tutte queste cose qua, eccetera, gliele riconsegnano quando vengono ritrovate durante i lavori di ristrutturazione in quel posto dove li aveva dimenticati. Gli vengono riconsegnate, attenzione, è già un uomo che è già diventato una celebrità incredibile, è un uomo che ha già vinto il Nobel per la letteratura con il vecchio mare, è un uomo che ha scritto, per chi suona la campana, il grande romanzo sulla guerra di Spagna, ma attenzione, con trasposizione cinematografica, quindi inserito in un meccanismo anche, addirittura forse nemmeno voluto da lui, che criticava Scott Fitzgerald quando diceva tu non puoi scrivere i racconti e adattarli per la trasposizione del cinema, perché non funziona così la letteratura. E allora qui subentra un'altra cosa, una riflessione molto affrancata che voglio fare. Su questo lì. Qualche tempo fa ho avuto la fortuna di andare a sentire una lezione di Alessandro Barbu, che è l'uomo che definisce lo storytelling. Cos'è lo storytelling? Lo storytelling è togli i fatti,
anni e rimane lo storytelling. Cioè, da quanto viene fatto la vita, diciamo che è la narrazione, diciamo che è un prodotto che potrebbe essere quello che in questo momento è, costituisce il nodo, il nocciolo dell'epoca della post-verità, come viene definita. È arbitrario, è arbitrario. Ma io vi voglio trasmettere una suggestione che mi ha colpito, sia leggendo questo libro e sia vedendo la tempistica e le modalità. Io mi sono dentro di me si è radicata la convinzione che la stesura di questo libro non sia la scelta di io sono convinto che la scelta di Ernest Hemingway la mattina del 2 luglio del 1961 di scendere e procurarsi uno dei pochi fucili che erano rimasti in giro per la casa e spararsi in bocca non sia estranea al lavoro che stava facendo su questo materiale, perché alla fine immaginatevi un uomo di 62 anni all'inizio degli anni 60, quando 62 anni era davvero vecchio, che adesso per esempio io ho 60 anni sostanzialmente, tutto si può dire, c'è dove sono vecchio, hai 30 anni, c'è un ragazzo di capelli lunghi, poi giro ancora anche a fare le cose, belle, ma una volta 70 anni eri sostanzialmente un vecchio, 40 eri già un uomo. Pensate a quest'uomo che in una crisi creativa spaventosa, perché ha sostanzialmente avuto tutto, successo, denaro, avuto prestigio, ha fatto o dice di aver fatto tutto, ha seguito le corride, le diffide fratorelle, ha partecipato, ovviamente più bevendo che correndo, visto il soggetto, alla fiera di San Firmino, no? A Pamplona, quando liberano i tori, eccetera, e da lì è nato Fiesta, un grande romanzo Fiesta. Ha seguito la disfida fra i toreri della Spagna, che su queste cose si animava, e è uscito morto nel pomeriggio. Appunto, l'epopea della guerra di Spagna. In uno dei suoi più brutti romanzi, che ha uno dei più bei titoli, cioè Di là dal fiume tra gli alberi, racconta la sua esperienza di soldato ferito durante la prima guerra mondiale in Italia. Ha intervistato Mussolini, sembra sia stato molestato dall'annuncio. Addirittura a un certo punto c'è una leggenda che direbbe che è stato fatto responsabile di un'operazione paramilitare semiclandestina per fare in modo che la quinta colonna nazista non riuscisse ad infiltrarsi negli Stati Uniti, e quindi con la sua barca attrezzata come una barca semi da guerra, quindi con i fucili mitragliatori, alcuni volontari, eccetera. Dio, anche la discorsa Baia dei Porti, eccetera, ci insegna che gli americani sono bravi a mettere insieme, erano bravi. Ce l'hanno un po' nel sangue di mettere insieme quelle robe lì che sono a metà fra il legale, l'illegale, il clandestino, non si capisce bene cosa. E comunque il racconto è quello che lui stava lì, stazionava intorno alle acque con i suoi addetti a fare. Sarà vero, non sarà vero, però la narrazione è questa. E a un certo punto si trova che è finita, che è finita. Ma tutto sommato la percezione del fatto che è finita in sé non credo sia neanche del tutto drammatica. Ma è un problema, io credo, sorga nel momento in cui ti metti lì
hai la percezione che è finita e cominci a guardare con attenzione e a scrivere, cioè a impegnarti sul resoconto e sulla riflessione e sul pensiero, ti rendi conto di cosa è stata quella roba lì che è finita. Lui aveva già avuto anche tentativi di suicidio in precedenza di quello che gli è riuscito, che è appunto afflitto da questo gravissimo fenomeno depressivo. È stato posto addirittura elettroshock, che probabilmente in qualche modo ha interferito sulla capacità elaborativa e sulla capacità di creare. Fatto sta che lui, scrivendo ad amici, parlando con amici, raccontava delle difficoltà che provava anche a elaborare comunque del materiale suo proprio in maniera vistosa, cioè non è come dire, anche per chi suona la campana in qualche modo, o anche di alcune tagliate, in qualche modo racconta vicende personali tradotte poi in racconto, in narrazione. Perché soprattutto per uno come lui che parte dall'esperienza del cronista è evidente che non può che essere così, ma in questo caso è marcatamente così, e quindi diciamo è facilitata la cosa anche da un punto di vista tecnico, e invece riconosce che non ce la fa più, non ci sta più dentro, non è più in grado di scrivere e di creare. C'è molta nostalgia in queste modalità di scrittura di Hemingway, che ci informa nella introduzione: se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, dopo, o comunque tu passi il resto della tua vita, ti accompagna, perché Parigi è una festa mobile. Quindi, come dire, mi fa comunque una stranissima impressione fantasticare sul fatto che anche la stesura di questo libro, anche l'analisi di tutto ciò che gli è successo, in un qualche modo sia collegata alla sua scelta estrema. Certo. La scelta estrema nella famiglia Hemingway sembra sia, come dire, vagamente una costante piuttosto ricorrente, perché suo padre stesso, che come vi dicevo era una persona una persona benestante, nel 1928, forse agli albori di quella crisi che poi nel 29 travolge gli Stati Uniti d'America, certamente comunque per ragioni di natura economica, una bella mattina prende la sua pistola e si spara anche lui. Anche dei nipoti di Hemingway successivamente, sì, cioè c'è un po' un filo, no, che collega le scelte estreme dell'autore. E quindi vuol dire, non è che voglio affermare un rapporto diretto e quasi automatico di causa e effetto. Però certamente un collegamento secondo me non è arbitrario. Il romanzo poi si sviluppa raccontandoci la vita di questo che arriva e permane come un poveraccio in questa grandissima città, dalle mille luci, dalle mille tensioni, dai mille colori e dalle mille esperienze che si confrontano ogni giorno, la sua vita nei bistrò, nei bar, il tentativo di far combaciare in quantità e qualità l'appetito con quello che è a disposizione per compensarlo questo appetito, le difficoltà, il dover andare a scrivere in certi posti perché almeno quei posti erano riscaldati. E allora però lì l'avventura,
la capacità creativa, la capacità artistica, per cui ci dice che sta parlando, che mentre è in quel bar dove si trova a scrivere, sta scrivendo di un'avventura nel Michigan in cui c'è una ragazza che entrava in un bar nell'avventura, in quel momento lì entra una ragazza con i capelli ala di corvo, come si dice quello dell'epoca, negli anni 20, no? Che taglia con due la faccia, e allora lo vedi proprio concretamente il cocktail, il mix fra l'esperienza letteraria, fra la fantasia che vuol tradursi su carta e l'esperienza esistenziale, vera, reale, che si presenta davanti a te in quel momento, in quel preciso momento. E allora lui quella mattina che racconta, e siccome però nel racconto che sto scrivendo il protagonista che è al bar, che vede la ragazza entrare nel bar, beve, allora devo bere anch'io. Allora si mette a bere rum la mattina, non che per il nostro autore fosse un compito difficile quello di abbondare in questo genere di magioni. E allora, no, e dopo si perde in questa storia che sta raccontando, per evidenti ragioni, gli si attribuisce una frase che sarebbe scrivere da ubriachi e confeggere da sobri, che comunque in un qualche modo può essere un buon metro anche creativo, sempre che uno riesca a essere sobrio quando corregge, perché no, possono succedere degli incidenti. E poi attraverso tutta una serie di quadri, di capitoli, noi troviamo lo sviluppo di questa storia, ma ripeto, la bellezza di questo libro, oltre che il soffermarsi magari in maniera arbitraria, ma ad immaginare cosa può aver provato mentre lo scriveva, perché è un bilancio alla fine, cioè è la premessa di un bilancio, e ci racconta di una cosa che non c'è proprio più, che si è perduta. Hemingway, assieme agli altri della sua generazione, cioè quelli che avevano fatto la guerra, adesso non so se la trovo perché è nulla, no? Parlando fu al ritorno dal Canada, perché quando abitavamo in Notre Dame de Champs e la signorina Stein, io eravamo ancora ottimi amici, che la signorina Stein fece la famosa osservazione sulla generazione perduta, dal nostro generation si dice. L'accensione della vecchia Ford Model T che pilotava allora non funzionava bene, il giovanotto che lavorava nel garage, guardate, questa gente ricca, la Stein era ricca, quelli che giravano intorno a lei erano dei morti di fame, dei poveracci, in effetti per esempio, non so, c'è un ritratto famosissimo e stravalutatissimo di Pablo Picasso, dalla Gertrude anche gli aveva fatto fare con il diavolo di una mano un po' di soldi a questo povero personaggio, no? E che è quello famoso, quello che poi troviamo anche sui libri, e aveva passato il giovanotto che lavorava nel garage, aveva passato sotto le armi l'ultimo anno di guerra, non l'aveva riparata a dovere, o forse non aveva dato alla Ford della signorina Stein la precedenza sugli altri veicoli. In ogni caso si era dimostrato poco serio ed era stato severamente ammonito dal patron del garage dopo le proteste della signorina Stein. Il patron aveva detto: siete tutti una generation perdue. Ecco cosa siete, ecco cosa siete voi altri, disse la signorina Stein. Tutti voi giovani che avete fatto la guerra siete una generazione perduta, davvero. Sì, non avete rispetto per niente e per nessuno. Vi rovinate la salute a furia di bere, no? E quindi c'è un pochettino di alterco e già si vede questa Stein che come Hemingway risponde, che dice: non discutere con me Hemingway, non serve a niente, siete tutti una generazione perduta, proprio come ha detto il padrone del garage. E lui a un certo punto dice, no, com'è? Dice che tutti in fondo hanno perduto qualche cosa, cioè tutti sono generazione perduta, nel senso che, no? E poi dice, certe volte dice un sacco di stupidaggini, eccetera. Ma poi si racconta anche di questa gente, noi adesso facciamo un book crossing perché i libri non sapevano più cosa farcene. Questa gente voleva leggere i libri e andare a prenderseli in prestito, e c'era una libreria da Silvia Beach,
che anche lei, poveraccia, poi si suiciderà. Che molto. Dove devi andare a prendere in prestito, no? Alla Shakespeare and Company, adesso c'è ancora quella editrice che si chiama Shakespeare and Company, no? Che era biblioteca e libreria. E quindi questi movimenti, questa gente, oppure la gente della Senna, e quindi quei meravigliosi carrettini lungo la Senna dove vendevano tutti i libri usati per chi aveva la possibilità di comprarli, dove tutti questi artisti erano in un quadro, perché noi parliamo di un periodo, dopo sono diventati famosi tutti, ma noi parliamo di un periodo dove quello che comincia un pochino a fare i soldi e diventare famoso si chiama Pablo Picasso, tutti gli altri, anche quelli che diventeranno famosissimi, sono tutti dei morti di fame, rovinati, no? Quindi tutta gente che cerca così in un qualche modo di campare, e lui questo ci racconta, le primavere di Parigi, no? E, come dire, è un mondo che è andato via, quello che ci racconta. È un mondo dal quale si sente l'assenza. È un mondo dal quale forse anche il nostro Hemingway ha sentito un'assenza assolutamente insostenibile. E per ritornare, diciamo, all'osservazione iniziale, la sensazione è che fra le cause della sua scelta ci sia proprio l'insostenibilità di un'assenza, dell'assenza di un mondo che era andato irrimediabilmente perduto. Mi permetto quindi di caldeggiare la lettura di questo libro molto snello, tra l'altro, perché ricordate il discorso di tipo, diciamo, vagamente tecnico, cioè l'estrema semplicità espressiva dello scrittore, che peraltro gode in Italia di ottime traduzioni da parte di Fernanda Pivani, che è un'altra delle donne, all'epoca una ragazzotta, è un'altra delle donne che ha girato un pochettino nell'alveo di questo ormai vecchio satiro, e interpellata nel merito, ovviamente la Pivano sostiene che mai e poi mai ci fu qualcosa di meno che conveniente fra lei e il grande scrittore. Conoscendo il soggetto, ma qualche dubbio è comunque pur lecito avere un merito. Ecco, quindi grande libro, grandi storie. Cioè noi troviamo anche quelli Ezra Pound, troviamo qua Ezra Pound, addirittura sono i contatti che lui ha con Ezra Pound proprio presso la Time, che in un qualche modo lo direzionano a cambiare un pochettino, a modificare, a cominciare a esprimersi in termini di letteratura, di scrittura creativa, come si dice adesso, e non di scrittura finalizzata agli articoli di giornale che doveva mandare ai giornali che lo avevano inviato speciale in Europa. Quindi ecco un grandissimo affresco, fatto bene, che ci racconta la storia dell'arte, la storia della letteratura in un dato momento storico, ma in presa diretta, presa dal vivo, presa e non con le modalità dello spiare dal buco della serratura, ma fatte da un protagonista che ci racconta luce, ombra, tensioni, affetti, divisioni, contrasti che hanno comunque in un qualche modo percorso questo periodo. Io vi ringrazio e vi invito tutti quanti a aspettare qualche minuto e poi andiamo su a vedere la mostra di Beppe Battaglia. Grazie e buona giornata.